Cari amici, un saluto a tutti. Per chi non mi conosce, io sono Ranjit e volevo raccontarvi una storia, insomma, per quanto riguarda il nostro maestro Paramahansa Yogananda, specialmente perché in questi periodi sappiamo che difficoltà abbiamo e che sfide abbiamo, quindi credo che abbiamo bisogno proprio di ispirazione. E uno dice, potrebbe anche dire in questo momento di grande sfida, ma se fossi un maestro, se avessi la coscienza così elevata. Ebbene, i maestri hanno avuto tante grandi sfide per diventare grandi maestri e quindi in questo momento credo che Dio ci sta mandando le sfide proprio per diventare grandi come loro. Allora vi voglio raccontare in merito a questo proprio questa grande storia del nostro guru, una vecchia reincarnazione come Guglielmo il Conquistatore. Non so se voi sapete che il maestro ha detto che in vita precedente è stato Guglielmo il Conquistatore, un grande proprio condottiero, proprio di grande forza e determinazione, proprio nell'anno 1000. E voglio proprio citarvi delle brevi storielle da parte sua per avere un po' di ispirazione e anche di grandi sfide che lui ha avuto. Allora, lui era il duca di Normandia, quindi era Guglielmo il Conquistatore, e a quell'epoca lui, quando in Normandia c'era l'Inghilterra, quando doveva morire il re inglese, lui doveva ricevere la corona come re d'Inghilterra. Ma in quel periodo, è un periodo molto molto complicato e difficile, quando morì il re c'era Aroldo che prese la corona lui senza dire nulla e quindi si incoronò re d'Inghilterra. Quindi in quel momento Guglielmo Conquistatore, quando seppe questa situazione, ha dovuto per forza creare proprio tutto il suo esercito per andare in Inghilterra e prendere l'Inghilterra come doveva essere destinata a lui. Quindi costruì navi, tanti uomini, migliaia e migliaia di uomini, e quindi salpò dalla Normandia per andare in Inghilterra e precisamente ad Hastings, la famosa battaglia di Hastings. Quindi nel percorso c'era tanta nebbia e quindi determinate navi non si vedevano più. Quindi nel suo esercito, nella sua nave, quindi ci fu tanta paura, tanto Dio che cosa è successo, mamma mia, chissà se sono state attaccate e tante cose. Guglielmo era impassibile, era centrato in se stesso e cosa fece? Si fece apparecchiare sulla sua nave, sul ponte della nave, si fece apparecchiare un tavolo con una bella tovaglia, si fece portare da mangiare e mangiò così con grande gusto, senza essere perturbato dalla situazione e dalla paura che avevano i sei uomini. Quindi questo è un grande insegnamento, proprio di calma interiore in mezzo alle tempeste della vita. E questa è una storiella. Poi un'altra, quando lui salpò in Inghilterra, lui quando scese dalla nave, lui cadde a terra, Guglielmo, e quando cadde tutti quanti i suoi uomini, tutto il suo esercito, oddio, questo è un presagio terribile, questa cosa che è successo. Guglielmo, che seppe questa situazione, afferrò con le mani la terra, si sollevò in piedi e disse: sono così entusiasta di prendere questo Inghilterra che l'ho già afferrata con tutte e due le mie mani. E così il suo esercito, sì, forza, vittoria, e così incoraggiò proprio dalla paura, dal terrore, portò l'energia in alto, di entusiasmo a tutto il suo esercito. Un'altra storiella, quando incominciò la battaglia contro Aroldo, Guglielmo prese tutta la sua armatura, quindi si mise l'elmo e casualmente mise l'elmo al contrario, quindi tutto il suo esercito incominciò a dubitare, ad aver paura, come se fosse un altro cattivo presagio. Guglielmo capì subito e girò subito l'elmo dal verso
dal verso al contrario al verso giusto. E quindi disse: come ho cambiato l'elmo dal verso sbagliato a quello giusto, io cambierò questa terra e la porterò al regno di Normandia. E tutti sì. E quindi riportò sempre l'entusiasmo e la forza al suo esercito. Quindi queste sono storielle molto semplici, però fanno capire quanto Guglielmo a quell'epoca ha dovuto lottare e combattere. Non c'è stato, a livello storico, non c'è stato un mese di rilassamento per lui, sempre guerre, sempre problematiche, sempre lui in prima linea, in prima fila per combattere e risolvere le problematiche. E quindi anche noi in questo momento Dio ci sta dando, insomma, delle sfide abbastanza importanti. E ricordiamoci, noi siamo suoi discepoli e quindi come stirpe noi proveniamo da lui, quindi siamo guerrieri spirituali e quindi dobbiamo sempre tenere alta l'energia e, come lui ha fatto, girare l'elmo dalla parte della paura alla parte del coraggio. Dobbiamo girare l'elmo dalla parte della rabbia alla parte della calma. Dobbiamo girare il nostro elmo interiore dalla tristezza all'energia forte e positiva, come lui ha fatto, come lui ci ha sempre insegnato da secoli e secoli. E ricordiamoci sempre, noi siamo guerrieri di Guglielmo e del nostro grande guru. Non dimenticatelo mai. Jai Guru.